Shalom a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con l'alfabeto ebraico. Ecco, siamo giunti alla lettera Resh, iniziale della parola Rosh, che significa testa, cosa principale, principio, inizio, valore numerico 200, l'ideogramma primitivo antico ritrovato in Egitto, proprio la testa di un uomo barbuto. Poi il greco rovescerà la lettera in Rho e il latino completerà poi con la nostra lettera R. Ecco, vediamo i ideogrammi primitivi. Il segno egiziano indicava inizialmente un ovale di una bocca, nessun altro segno riprende questo concetto, ma viene invece considerata tutta la testa, la faccia vista appunto di profilo. Vedete il davanti di una persona. Tale elaborazione è iniziata sin dal periodo relativo ai segni del sinaitico, che fa appunto da guida a tutti gli altri segni in cui il messaggio viene stilizzato. I segni di Qumran chiarisce ed afferma la volontà decisa del segno nell'ebraico quadrato ad indicare appunto la testa. Quindi il significato traslato, abbiamo la testa, il corpo, la mente, l'individuo. La testa contiene anche tutto il corpo. Fabre d'Olivet dice come immagine simbolica, appunto, rappresenta la testa di un uomo. Quindi i cabalisti vedono in questa curva della nuca, vedono in questa curva il segno di una volontà di cambiamento di direzione, quindi un cenno alla teshuva, cioè alla conversione, un ritorno a Dio dopo una lunga lontananza. E lettera Resh, valore numerico delle centinaia, è l'omologo della Bet e della Kaf, e quindi sia la Bet che 2 e sia la Kaf 20. Resh un po' rappresenta con queste altre due lettere il principio che contiene tutto ciò che da lui procede, è l'uomo praticamente che riceve, quindi la ricettività. E inoltre Resh, ecco, contiene le sue lettere in maniera estesa la parola fuoco, Esh, quindi la Resh potremmo dire è l'uomo divenuto fuoco nel principio del suo essere. Se la testa è cosmica, tutta luce, l'uomo diventa fuoco, perché abbiamo detto la testa contiene tutto il corpo. Infatti Elia divenuto fuoco viene fuoco quando viene rapito appunto in un carro di fuoco, oppure uno dei santi dell'Oriente, il volto di San Serafino di Sarov, era, come diceva Molotiflov, splendente più splendente del sole. Dio dunque ci ha creati come esseri di luce, infatti in ebraico Or, che è luce, è l'incontro tra l'Aleph, che è appunto la potenza creatrice, e Resh, il suo ricettacolo cosmico. Inoltre la parola ebraica etzem, che significa essenza, forza, corpo, è la somma gemmatica, il valore gemmatico di queste lettere, etzem, è 200, proprio il valore numerico di Resh. Quindi in un certo senso ecco, la testa e il corpo, insomma, contengono l'essenza della personalità. Ma adesso vediamo un po' alcune parole in ebraico che iniziano con Resh. Il primo è Ra'ah, che è appunto lo stesso valore, la stessa lettera di polmone. Ecco, Ra'ah. Resh, Aleph e A e He finale, Ra'ah, che significa in ebraico vedere, è lo stesso sostantivo polmone. Questo polmone che è l'organo, potremmo dire l'organo di visione, perché riceve l'aria, avir, le stesse lettere appunto della parola luce con l'aggiunta dello yod. E quindi riceve la stessa luce del santo nome. Quando la testa invece si rifiuta di ricevere
la luce, ecco che appunto, ecco che si entra nella maledizione, che in ebraico è appunto arar con la doppia resh, con la doppia resh, arar. Quando la testa si rifiuta e riceve la luce divina, diventa arar, potremmo dire. È l'indurimento della testa dell'uomo che la doppia resh indica. L'uomo nel suo stato poi di pelle, come vedremo la parola pelle, ecco in ebraico si dice or con la ain, la parola pelle or, l'uomo nello stato di pelle è chiamato a diventare luce con la lettera naturalmente Aleph, ma or significa anche cieco, cecità, letto iver, e quindi l'uomo è chiamato a passare dalla cecità alla luce mediante appunto il risveglio, letto ur, il risveglio delle sue energie animali. Ecco un'altra importante invece parola che inizia con la lettera Resh è Ruach, che è appunto spirito Ruach. Ruach è il soffio divino, il soffio, il vento, il soffio di Dio che nel suo principio, ecco, incontra nel suo principio della creazione, incontra sempre Chet, la barriera, l'ostacolo dell'avversario. Infatti lo Spirito Santo che conduce Gesù nel deserto lo fa incontrare col suo avversario. Lo Spirito Santo stabilisce il giusto rapporto tra la testa e le prove, l'evento prove. Lo Spirito è colui che apre l'intelligenza, la testa proprio all'intelligenza e si apre agli eventi prove, chet, penetrandole e quindi dominandole. Ogni evento prova nella nostra vita è carica di questa informazione divina che spira verso Dio. Quindi lo spirito è colui che ci conduce al principio del nostro essere, appunto, Resh, principio. Infatti la stessa Sacra Scrittura inizia con queste due lettere importanti che sono la Bet e la Resh, valore 2, valore 200, Bereshit, nel principio, e infatti c'è contenuto in Bereshit anche appunto la stessa lettera Resh, in principio, nella testa, nella testa. Ognuno di noi è quindi chiamato ad essere questo principio, ad entrare nella testa stessa, dello stesso capo divino che è appunto il verbo di Dio, poiché tutto è stato creato mediante questo capo, Resh, questo Rosh, che è appunto il verbo divino. Alla prossima lettera. Shalom a tutti.